Queste sono le Saucony Endorphin Elite e rappresentano le scarpe più veloci della casa americana e di fatto sono una alternativa assolutamente credibile per chi volesse fare il proprio personal best e sicuramente correre molto molto velocemente. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 213 grammi nella taglia US 9, drop 8, 39,5 mm nel tallone, 31,5 mm nell'avampiede. Questa scarpa ha un drop più alto rispetto ad alcune scarpe competitors, anche perché chi la utilizza, soprattutto il più famoso podista americano Ward, come anche ha raccontato nei suoi video, appoggia assolutamente di tallone, di conseguenza la scarpa è pensata non soltanto per coloro che corressero assolutamente di avampiede, ma anche per quelli che appoggiassero di tallone. La calzatura l'ha avuta da diversi mesi correndo molte volte in pista oltre 30 km, ma non è stata così immediata la recensione perché mi ero messo d'accordo con Thomas Lorenzi, responsabile prodotto di Saucony, con il quale vi raccontiamo Saucony e questa scarpa davvero fantastica. Questa scarpa ha una tecnologia Power Run HG, ossia una mescola molto reattiva ma al tempo stesso davvero morbida, correndo a ritmi molto veloci, e cosa che farebbe piacere a tutti quelli che volessero raggiungere il proprio personal best. In questa scarpa abbiamo l'ultimo ritrovato, il Power Run HG, quindi un materiale termoplastico a base Pevax con un'altissima proprietà di rimbalzo e un'altissima proprietà di spinta. Questa scarpa ha un plate in carbonio ancora più aggressivo che di fatto vi consente davvero di spingere a tutte le velocità e a tutti i ritmi. Rispetto alla nostra precedente top di gamma che era l'Endorphin Pro, nell'Endorphin Elite la piastra è stata rivoluzionata, sempre full body, quindi a piena lunghezza e a piena larghezza, però chiamata una slotted plate, quindi una piastra all'avampiede sezionata proprio per dare maggior stabilità, maggiore adattabilità soprattutto in curva, nei cambi di direzione, dove sappiamo che le scarpe con la piastra spesso soffrono, ok, cambi di direzione, e soprattutto per non anestetizzare il piede ma mantenere un certo grado di propriocezione. È stata adottata, così come nei modelli precedenti, anche la struttura a barchetta che Saucony chiama Speed Roll. Con la mia forza bruta non riesco assolutamente a piegarla, però secondo me questo nuovo design potrebbe di fatto permettere di raggiungere il vostro personal best. La cosa su cui abbiamo puntato molto non è tanto il fatto della velocità che c'è, ma di coniugare la velocità con la stabilità. Quindi abbiamo cercato di creare il massimo del prodotto per la performance degli atleti che richiedono sempre di più un modello prestativo che possa assecondare la loro voglia di performance. La tomaia è molto particolare, assolutamente racing a livello di linguetta. I lacci sono piatti, non ha avuto nessun problema di allacciatura, anche perché il collo del piede è assolutamente ben bloccato. Ho apprezzato davvero tantissimo anche il fatto che ci sia uno spazio nell'avampiede importante, è meno filante del modello precedente, e di conseguenza questa cosa vi permetterà di correre anche le lunghe distanze senza necessariamente avere dei problemi. La tomaia è spike inspired, quindi è una tomaia ad altissima traspirabilità, ispirata appunto, come dice il nome, dalle scarpe da pista, le chiodate, quindi una scarpa estremamente avvolgente, pensata anche per i triatleti, quindi da portare senza calze. È una tomaia minimale, la vediamo, molto traspirante, rinforzata nei punti cruciali. Possiamo notare soprattutto questa cinghia, questa cintura, questa belt che passa, che viene ancorata a metà all'intersuola, la vediamo qua sotto, ok, che serve a stabilizzare ulteriormente in fase di massima spinta. Tra l'altro sarebbe immediato se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Uno degli aspetti che ho apprezzato di più è il fatto che nel tallone c'è una quantità importantissima di gomma, ma al tempo stesso la scarpa è davvero stabile, e nelle mie corse in pista, corse lunghe dove tendo a estraniarmi dal mondo, ho apprezzato il fatto che comunque anche negli ultimi chilometri, magari dopo 2 ore di corsa,
la scarpa resta davvero molto stabile. Le nostre prerogative non è stato solo puntare sulla velocità del prodotto, ok, la grande reattività, ma cercare di dare, di coniugare il più possibile grande velocità con stabilità, che diciamo che è proprio la sfida delle aziende. Questa è una calzatura che ti porta al limite sicuramente, che ti può dare grandi risultati e veramente con cui puoi cercare il tuo personal best. Però qualora tu dovessi fare anche dello scarico post gara, invece che cambiare scarpa e passare, come dico io, al muletto, ecco che questa ti permette anche di correrti un paio di chilometri a 5 senza farti male. Ho apprezzato anche la struttura premium, che vi consente comunque di poterla utilizzare anche durante le vacanze estive e soprattutto nel tallone, che è praticamente inesistente, può essere utilizzato anche da chi avesse problemi al calcagno. Ho amato nella parte superiore un piccolo divano che consente di coccolare il vostro tallone. A livello di battistrada, stiamo parlando di un battistrada con uno spazio nell'avampiede importantissimo, dei piccoli fori nella parte posteriore, cosa davvero apprezzatissima. La gomma è soltanto presente nella parte destra, questa cosa consente anche a chi avesse qualche problema di pronazione di utilizzarla al meglio, perché di fatto offre una stabilità ulteriore già gestita in maniera efficace da questa schiuma HG, che è reattiva sì, ma non instabile. Abbiamo utilizzato una skin rubber che ricorda molto quella delle scarpette d'arrampicata, proprio per dare la massima trazione in contesti più disparati. Infatti questa vedete come nel punto, diciamo, di massima abrasione è stata posizionata e porzionata proprio per dare il massimo grip possibile anche in condizioni di bagnato. Per la cronaca, l'azienda americana ha deciso di cambiare pure la scatola sulla quale è indicata come si dovrebbe pronunciare questo nome, non Saucony. Chiaramente è fondamentale sapere che questa scarpa può essere utilizzata sicuramente da tutti, ma ovviamente non la suggerirei per corse lente, ma solamente per allenamenti molto intensi o soprattutto per le gare, anche perché il prezzo della scarpa stessa è sicuramente non così accessibile. Però sentiamo cosa ci dice Thomas in merito. Beh, diciamo, queste sono calzature sicuramente per la comodità e l'ammortizzazione molto polivalente, però io le consiglierei solamente a chi ha un'andatura veramente importante, sicuramente sotto i 4 al chilometro. A livello di durata, secondo alcuni, la scarpa non dovrebbe, tra virgolette, durare più di n chilometri. Dal mio punto di vista, sicuramente la potresti usare almeno per una dozzina di gare, almeno fino a 700 chilometri per gli allenamenti veloci in pista, magari non per la competizione, dove invece la raccomando per una decina di gare, di mezza maratona oppure 4-5 maratone. Le tre cose che ho amato della scarpa stessa sono, come ho già detto, la stabilità, la velocità e soprattutto il fatto che consenta anche nei cambi di direzione di non aver nessun problema. Credo invece che potrebbe, a livello di difetti, non so se metterei il pricing come uno di questi, ma sicuramente potrebbe crearvi qualche problema nell'avampiede nel caso in cui la utilizzasse per oltre 3 ore, proprio per l'aggressività del plate stesso. Secondo altri, cosa che peraltro io non ho notato, potrebbero esserci problemi sul tallone di questo cuscinetto presente nella parte posteriore. Ho amato comunque il fatto che la scarpa vi consenta di raggiungere il massimo della vostra performance. Dal mio punto di vista è sicuramente promossa. Paradossalmente non è una scarpa estrema e quindi potrebbe anche essere utilizzata a ritmi fino a 4,30 al chilometro, cosa che ho fatto durante il test con Saucony al Parco Sempione. Ovviamente credo che sia uno spreco, perché comunque ci sono altre scarpe che vi consentono di ottenere lo stesso risultato. Prima fra tutti la Triumph 20, che resta secondo me
la scarpa preferita per chi volesse correre tutte le distanze. Effettivamente questa è la calzatura, l'Elite, la più performante, ma abbiamo anche la Pro, che quindi è una scarpa con la piastra in carbonio per andature, diciamo, inferiori, per chi non vuole proprio avere una scarpa super aggressiva, come la Speed, quindi piastre in nylon, quindi ancora più versatile, ancora più adattiva. La nostra collezione è ricca e va a coprire tutta la gamma per tutti i runner, dal camminatore al, diciamo, all'atleta più performante. Dal mio punto di vista, questa scarpa è comunque promossa e mostra che Saucony ha continuato a innovare negli ultimi 2 anni e ora ha raggiunto il livello dei principali competitors presenti sul mercato. Voi nel frattempo stay strong, keep running, e ci vediamo alla prossima. Vado come al solito a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!